Prendete questo video con ironia, ma non troppo, perché è un momento di sfogo per me che sono un'insegnante e quindi concedetemelo perché ogni tanto ne ho bisogno anche io. Bentornati o benvenuti alla mia rubrica Danza con Gio, la rubrica nel quale io da insegnante ballerina parlo di quello che mi piace dell'ambiente della danza e nel caso di oggi anche di quello che non mi piace, perché come avrete intuito dal titolo, oggi parliamo delle frasi che gli insegnanti di danza odiano, o meglio, che non sopportano particolarmente bene. Ripeto, non prendetela sul personale, anzi prendetela come spunto per cercare di migliorarvi come allievi a livello di disciplina, perché ci sono delle regoline, secondo me, che vanno assolutamente, 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 assolutamente rispettate quando si entra in un'aula di danza. La prima frase che noi insegnanti odiamo ha tantissimi sinonimi e le mie allieve sapranno benissimo che è una frase che io odio profondamente. Non ci riesco, non ce la faccio, non mi viene. Non ce la faccio, allora ci deve essere un problema di fondo legato magari a una struttura fisica impossibile da migliorare, a una capacità intellettuale limitata per il quale uno non può concentrarsi sulla lezione. Per quanto riguarda il non ci riesco, ragazzi, vi iscrivete a un corso di danza per un motivo, non siamo nati tutti imparati, quindi appunto si viene a danza per imparare a fare delle cose nuove. Dire non ci riesco magari ad un primo approccio con un passo di danza un po' più complicato sicuramente non è la via migliore per arrivare al risultato. In ultimo, non mi viene da dove deve venire, se non da voi, da dove deve venire questo passo dal cielo? Il secondo punto è una giustificazione. Non posso venire a lezione perché devo studiare. Tutti i più grandi ballerini, tutti i più grandi insegnanti, chiunque abbia fatto della danza la propria passione, è andato a scuola e ha avuto lo stesso carico di compiti che hanno tutti. Di conseguenza, la scusa non posso venire perché devo studiare può essere utilizzata un numero limitato di volte. Ci sta che magari il professore un po' più pretenzioso vi dà dei compiti il giorno stesso per il giorno dopo e quindi di conseguenza ci si ritrova caricati di compiti e non si riesce a frequentare la lezione. Magari è un problema che coinvolge principalmente le persone che si iscrivono ad un gran numero di ore di danza. Nella media, diciamo che gli allievi si iscrivono a corsi bisettimanali o comunque non vengono più di un paio di volte a settimana. Poi so che tra di voi ci sono anche persone che frequentano molto di più, quindi alzo le mani. Non venire a danza perché non si è riuscita a studiare, in realtà non è una mancanza di capacità di studiare, ma mancanza di capacità di organizzazione, che è una grande lezione di vita che la danza, come qualunque altro sport, regala a chi decide di appassionarsi a questa disciplina. Non è assolutamente impossibile organizzare il proprio studio in base alle ore di attività extra che si fanno. Forse è una mancanza di voglia di organizzarsi? Io quando decido di utilizzare questa scusa cerco di farmi un esamino di coscienza e di capire qual è la motivazione che mi spinge a saltare la lezione di danza per studiare. E ripeto, non è una scusa che non si può utilizzare, ma secondo me va utilizzata con le pinze in maniera molto limitata, solo in caso di estrema necessità. Punto 3. Questo è un argomento un po' ostico, quindi cercate di ascoltarmi con attenzione, io cercherò le parole più giuste per spiegarvelo. Mi fa male punto X del corpo, mi fa male muscolo X, osso X, bla bla bla, ma poi alla fine faccio dei movimenti e dei passi che tecnicamente se mi fa male quel punto non dovrei fare. Noi insegnanti apprezziamo molto che gli allievi vengano a frequentare nonostante del malessere fisico, che non sia chiaramente la malattia virale piuttosto che mi sono rotta qualcosa. Noi apprezziamo tantissimo anche se l'allievo viene a vedere la lezione quando non sta benissimo, perché comunque pensiamo che sia un modo di dimostrare l'impegno e la voglia di far parte comunque del gruppo e di progredire nonostante si sia impossibilitati a livello fisico. Ma c'è una sottile linea di demarcazione tra questa cosa e il fatto di venire a lezione, dire mi fa male una cosa e poi non fare dei passi noiosi del riscaldamento e fare invece, durante magari le coreografie che sono un po' più stimolanti dall'interno della lezione, magnificamente, nonostante il male lì. Personalmente da insegnante, quando arriva un allievo
che non sta bene, gli dico subito quali movimenti non può fare, sia nel riscaldamento che nella parte successiva di coreografia. E chiedo spesso se comunque facendo determinati movimenti su cui ho il dubbio, se il muscolo X, l'osso X fa male comunque, perché almeno io da insegnante mi posso regolare sull'allievo in base a quello che ha. Da allievo bisognerebbe cercare di capire se è un male sopportabile e quindi che posso forzarmi, diciamo, oltre un certo limite di dolore per fare la lezione nel miglior modo possibile, oppure se è un male insopportabile, quindi chiedo all'insegnante che cosa posso evitare di fare per non peggiorare la situazione. Questa è la situazione ideale, secondo me. Quindi attenzione. Chiedete sempre quando vi fate male da qualche parte, tenete aggiornati i vostri insegnanti e chiedetegli quali passi per evitare di aggravare la situazione. Quest'altro punto è una cosa che mi fa venire un nervoso, ma un nervoso. Si crea una nuova coreografia, una diagonale, un esercizio e l'allievo X ti dice: non mi piace la musica, oppure non mi piace questo stile, oppure non mi piace il costume che hai scelto per questa cosa, non mi piace questo passo. Alto là. Se non ti piace qualcosa che l'insegnante ti propone, prima di dire la tua opinione, fatti la domanda se c'è dietro comunque uno studio per il quale l'insegnante è stato portato a scegliere un determinato costume, una determinata musica, un determinato stile, e se c'è un percorso che magari l'insegnante ha intenzione di far fare al tuo gruppo, a te stesso medesimo, a livello artistico, che richiede il passaggio attraverso quel passo, quella musica, quello stile e via dicendo. Perché un insegnante comunque non è che diventa insegnante così dal nulla. Un insegnante bravo fa un percorso di studio che comunque lo porta a creare dei programmi ad hoc in base al gruppo che si trova davanti. Di conseguenza è vero, a volte noi insegnanti ci facciamo prendere dall'estro artistico e senza badare al tipo di gruppo che si ha davanti, si propone un'idea, tipo esperimento. Ma se dietro a una scelta c'è uno studio, l'allievo è l'ultima persona che deve mettere becco nelle scelte dell'insegnante. La risposta che do io sempre ai miei allievi in questo caso è: quando sarai tu insegnante di danza, allora sceglierai tu la musica, lo stile, il passo e il costume. Credo che sia l'unica risposta possibile per combattere il nervoso che mi sale quando viene detta questa frase. Il prossimo punto è la scusa, penso, più banale che io abbia mai sentito. Non ho fatto in tempo a pettinarmi, togliermi i gioielli, mettermi la divisa barra cambiarmi. Perché se uno ha un orario di danza, di conseguenza deve arrivare puntuale, ma non solo deve arrivare puntuale, deve avere il tempo di pettinarsi, di togliersi i gioielli, di prepararsi la divisa, di vestirsi adeguatamente per il tipo di lezione che si sta andando a fare. Entrare in aula spettinati, con gioielli, vestiti male, utilizzando la scusa del non ho tempo, non va bene, tanto se si è arrivati in ritardo, tanto vale mettere la testa dentro l'aula e dire: guardi, mi cambio e arrivo, così almeno sei giustificato in un certo senso al piccolo ritardo. Poi chiaramente il ritardo non va bene in ogni caso, ma questa è un'altra storia. Entrare in aula senza rispettare le piccole regole di immagine che l'insegnante richiede è una mancanza di rispetto per l'insegnante stesso e per la realtà nel quale si fa lezione, quindi che può essere la scuola di danza, l'associazione, quello che è. Quando si fanno i calcoli delle tempistiche con cui si arriva a lezione, bisogna assolutamente calcolare anche il tempo di preparazione, non solo il tempo di arrivare, mettere giù la borsa e entrare in aula. Questo fa parte sempre della disciplina che si deve tenere all'interno di una scuola di danza e di un'aula di danza. Ultima cosa che mi è venuta in mente è strettamente legata al punto precedente ed è: mi sono dimenticata le scarpe, il body, le forcine, di portare l'autorizzazione, di portare l'oggetto che è stato richiesto per messaggio, che è stato richiesto la lezione precedente. No, no, no. No, mi sono dimenticata, vuol dire che la danza nella scala di priorità che ti sei fatto non è tra le prime cose e questo ci può stare, ma nel momento in cui si decide di iscriversi a un corso particolare di danza e di prendersi l'impegno di frequentare delle lezioni, bisogna organizzarsi
antetempo per prepararsi la borsa con tutte le cose necessarie. Arrivare senza portare una cosa che è assolutamente necessaria per il tipo di lezione non va bene, vedi sopra, è una mancanza di rispetto per l'ambiente, gli insegnanti, i propri compagni e la lezione stessa. In conclusione posso dire che io non sono assolutamente scontenta dei miei allievi, posso essere orgogliosa di come li ho cresciuti, della mentalità con cui li ho cresciuti, una mentalità che mette il rispetto per ciò che insegno al primo posto, il rispetto per l'ambiente nel quale sono cresciuti, e con questo non è un clima da dittatura, potete chiedere, anzi, gli allievi si sentono parte di qualcosa di molto ben organizzato, seguendo queste piccole regole base per essere dei bravi allievi. Bisogna farsi appunto un esame di coscienza quando si utilizza una di queste frasi. Suggerimento per gli allievi appunto è ragionare sui punti di cui ho parlato e anzi fatemi sapere se siete d'accordo o meno, nei limiti della decenza, qua sotto nei commenti dove lo spazio è tutto vostro. E anzi, se vi sono dimenticata di qualche cosa, se siete insegnanti e avete avuto esperienze analoghe alle mie, fatemi sapere sempre qua sotto. Il prossimo video di Danza con Joe uscirà il 16 marzo, mentre il prossimo video sarà video tag del 6 marzo, fra 4 giorni. Mi raccomando, seguitemi su tutti i vari social, li trovate qua sopra, Goodreads, TV Showtime, Instagram e Facebook. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e se vi piace il mio format o comunque il tipo di video che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un video. Qua sotto nell'info box e anche qui da qualche parte trovate anche la mia email per collaborazioni. Sono aperta a collaborazioni con case editrici, colleghi Instagrammer e Booktuber e via dicendo. Voi scrivetemi lì e io valuterò eventualmente una collaborazione con voi, concorderemo la tipologia. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione e fate i bravi!